Buonasera, buonasera agli amici di Radio Saius, agli amici che ci ascoltano da Radio Valdichiana, circuito RST Saius. Sono le 20:54 in studio Massimo Bonella per il notiziario Montepulciano Oggi Notizie. Subito in primo piano l'aviazione nella Grande Guerra. Sabato 28 aprile alle 17:30 nella sala master di Palazzo del Capitano, Piazza Grande 7, una interessante conferenza incontro sull'aviazione nella Grande Guerra con il colonnello Carlo Enrico Pasciaroni, presidente regionale della AAA. L'appuntamento rientra tra le iniziative per le celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale. Giochi di strada al lago di Montepulciano. Il 29 aprile dalle 16 in poi, giochi di strada al lago di Montepulciano, nei pressi del centro visite La Casetta. Il principio della serata sarà "Insegnaci quelli della tua strada", evento gratuito. Maggiori informazioni, sito internet amicilagodimontepulciano.it. Ritorniamo in centro storico, di sopra, il Tempio di San Biagio dopo Antonio da San Gallo, storia e restauri. Dal 22 aprile al 4 novembre un evento espositivo di grande rilevanza per celebrare in modo adeguato il quinto centenario dell'edificazione del Tempio di San Biagio, uno dei più celebri capolavori dell'architettura rinascimentale italiana. L'occasione per visitare e riproporre l'arredo originale interno della chiesa, realizzato a partire dall'ultimo quarto del Cinquecento, secondo le nuove regole emanate dal Concilio di Trento in materia di apparato liturgico e di arte sacra. La mostra presenta anche una sezione documentaria che ospita immagini, dipinti, incisioni, piante e prospetti dell'interno prima della distruzione degli altari che saranno rinnovati successivamente. Leonardo da Vinci, Anatomie, macchine, uomo, natura. Dal 21 aprile al 7 ottobre un grande evento espositivo che si tiene nella fortezza di Montepulciano, una mostra che vuole mettere in luce uno degli aspetti più innovativi dell'opera del genio leonardesco, per il quale macchine, corpo umano e natura sono governati dalle medesime leggi universali. Un'idea che trova l'espressione in una serie di magistrali disegni che segnano la nascita della moderna illustrazione scientifica. La mostra si articola in sezioni dedicate all'anatomia delle macchine, agli studi sul corpo umano, alla geologia e all'architettura. Aperto tutti i giorni dalle 10:30 alle 19:30. L'ingresso è di 5 euro. Maggiori informazioni sito internet leonardoanatomie.it. Questa è Radio Saius TV, state ascoltando il notiziario Montepulciano. Oggi notizie, sono le ore 20:57. 1 maggio. Il 1 maggio a Montepulciano è da sempre una giornata di grande movimento e divertimento. Alle celebrazioni religiose della copatrona Sant'Agnese Segni si aggiungono una fiera merceologica che invade la parte bassa del centro storico e le strade che portano al piazzale dove è stato già aperto un grandissimo Luna Park. Maggiori informazioni anche qui, sito internet specifico prolocco-montepulciano.it. Visita alla torre del Palazzo Comunale. La torre del Palazzo Comunale è aperta al pubblico tutti i giorni con orario 10:18. Si può accedere alla terrazza, biglietto 2,50 euro, o salire fino alla cella campanaria con 5 euro, godendo da qui una vista stupenda sulla Val di Chiana e spaziando fino a Montalcino, Pienza e al Monte Amiata, con una prospettiva mozzafiato su Piazza Grande e su tutto il centro storico di Montepulciano. Sono previsti anche sconti per gruppi di almeno 10 persone. Anche qui maggiori informazioni sito internet prolocomontepulciano.it. È tutto per il notiziario Montepulciano Oggi Notizie. Maggiori informazioni le trovate all'interno di montepulcianoliving.it. C'è anche la versione in lingua inglese. 20:59, tra poco scatteranno le 9 di sera.
da Massimo Bonella che ha condotto in studio. Mi scuso per la voce un po', diciamo, rotta da una forte allergia primaverile. Termina qui dunque, dicevo, il nostro notiziario. Vi lascio ora la nostra programmazione. Vi ricordo alle ore 22 Osservatorio Antimafia che va in onda su tutto il circuito RST Saius, dove si parlerà della sentenza. Del processo sulla trattativa Stato-mafia. Ospite in collegamento Skype da Palermo, Giorgio Bongiovanni, direttore della testata giornalistica antimafia2000.com. Noi ci sentiamo al prossimo Montepulciano, Oggi Notizie. Grazie a tutti, buonasera.